No, e vabbè, ti ho detto parliamo dopo perché insomma io il problema è questo, guarda, che mo c'è anche il discorso del babbo che non sta bene, quindi anche per avere qualche informazione in più per quello che riguarda te, per le cure, diventa veramente difficile perché io anche se gli faccio domande e quant'altro, comunque lui alla fine non mi risponde, non mi invia messaggi, non mi fa sapere niente, perché la situazione sicuramente non è rosea per lui. Quindi io direi di approfondire un po' questa situazione e chiedere come mai, se è normale che ogni qualvolta iniziamo questa immunoterapia, la febbre ci schizza così in alto. Io, cuore, è qua sta da capire, cioè nel senso che è nella normalità che possa succedere questo o è una cosa anomala? Perché se è anomala, anomala, allora magari si può chiedere magari di trovare delle cure diverse, delle forme diverse di immunoterapia che magari non ci provocano questa problematica, insomma. No, perché io non vorrei che magari quello che stiamo facendo. Però io parlo sempre così, voglio dire, da profano, da persona che comunque non sa nulla, non ha avuto informazioni di nulla, e quindi non avendo contatti con i medici, non avendo possibilità di parlare, di interloquire, di chiedere, mi diventa veramente difficile capire. Ecco perché io vorrei tanto che tu parlassi, ti fermassi un attimo a parlare e chiedessi queste informazioni, informazioni dovute comunque a questa terapia, immunoterapia che noi stiamo facendo. Quali sono i benefici? Sì, io insommicapi ho capito che comunque questa immunoterapia serve ovviamente a svegliare, come dicevo io, perché comunque ho approfondito un po', no? Questi anticorpi che dovrebbero andare a lottare contro una eventuale ripresentazione magari di qualche cellula impazzita, insomma. Diciamo serve a prevenire l'insorgersi magari di nuovo delle problematiche che abbiamo avuto in passato. Però se questo comunque è una cosa che a noi non ci fa bene, perché loro sanno, cioè noi abbiamo due problematiche, cioè uno è il discorso del midollo che comunque non produce più nulla, e l'altro è il discorso anche di reni, senza pensare poi a un discorso leucedine, insomma, perché io non vorrei che non andasse bene questa immunoterapia a noi. Ecco perché magari il corpo reagisse in questa maniera e la febbre si innalza così velocemente e così rapidamente non appena iniziamo a fare questa immunoterapia. Quindi io vorrei che tu approfondissi un po' con il medico di riferimento che è lì. È per capire, cioè è normale che io debba stare così? È normale che io debba avere queste reazioni? È normale che ogni qualvolta iniziamo la febbre mi schizza? Insomma, approfondire un po' sulla situazione. Perché, ripeto, cuore, se questa non va bene, questo tipo di terapia che dobbiamo fare, che stiamo facendo, che stiamo attuando, magari ci sono delle altre terapie diverse, magari che ci facciano magari più effetto, probabilmente senza avere queste reazioni collaterali. A questo punto, si parla, si vede, visto e considerato che comunque alla fine non riusciamo ad avere informazioni dal babbo, perché tu sai benissimo qual è la sua situazione, insomma. Allora devi prendere un po' le redini in mano, cuore mio. Devi approfondire, devi parlare, capito? Cioè, dobbiamo essere tranquilli di quello che stiamo facendo, perché ovviamente la mia preoccupazione è tanta,
Ma è tanta perché vedo che ogni qualvolta iniziamo questa immunoterapia, cioè non passa un giorno che abbiamo problematiche serie. Quindi approfondire, parlare, è un nostro diritto, cuore mio. Cioè non ti fare mille problemi, cioè io vorrei semplicemente che tu chiedessi, che approfondissi un po' questa situazione. Perché noi dobbiamo capire se abbiamo intrapreso una strada corretta, oppure per noi questa immunoterapia, anziché giovarci, ci danneggia. Questo lo dobbiamo capire, e devono essere loro i medici a spiegarci il tutto, o se ci sono delle alternative, se ci sono altre soluzioni, perché non è che possiamo andare avanti così. Facciamo 1, 2 giorni, 3 giorni al massimo, poi stoppiamo perché comunque il nostro organismo non regge. Probabilmente ha una reazione tale che effettivamente l'organismo dice: ma che mi state a fare? Non è questo che io voglio. Perché l'organismo comunque ha una reazione. Capito, cuore? Allora, per favore, te lo chiedo, cuore, domani chiama a colloquio il medico di riferimento e fatti spiegare un po' tutte le situazioni nel dettaglio. Porcaccia miseria, cuore mio, io non posso venire lì perché non mi faranno mai entrare, né tantomeno mi faranno parlare con il medico tuo di riferimento. Non posso andare all'altro ospedale a trovare il babbo perché comunque non ha possibilità né di parlare, né di scrivere, né di vedere, né di essere visto, niente di niente. Quindi dobbiamo un attimino, no? Capire a che cosa stiamo andando incontro e soprattutto se effettivamente facendo questa immunoterapia, facendo questi sacrifici che sono veramente sacrifici abnormi, no? Ci giova qualcosa, perché se ci dobbiamo fare ulteriormente del male con le mani nostre stesse, non va bene. E allora, cuore mio, non te lo dico più, per favore, domani chiama a colloquio il medico, spiegagli questa situazione e fatti spiegare soprattutto da lui, cioè loro sanno che noi abbiamo anche il discorso della leucemia, cioè lo sanno questo. Allora, chiediamo, io penso di sì, insomma, penso che il dottore abbia letto tutte le carte, ci mancherebbe, non credo che si metta a fare cose così, però dobbiamo capire, dobbiamo vedere. Sì, ok, l'americano è venuto, ha detto, dobbiamo fare questo, però noi abbiamo questa tipologia di reazione, voglio capire se è una reazione normale, è una reazione che comunque loro prevedevano. È una reazione che effettivamente deve essere così, oppure no? Su 100 pazienti non è mai successo a nessuno. Dobbiamo approfondire, cuore mio, approfondire. Vabbè, dai, tanto visto che domani comunque non devi fare niente, allora ti prego domani di chiamare a colloquio il medico e verifica un po' questa situazione e ovviamente fammi sapere. Oltre che per la tua serenità, oltre per la mia e dell'altro di serenità, tu sai benissimo, no? Perché noi iniziamo comunque ad andare in stato di preoccupazione, insomma. Quindi per favore, cuore mio, chiedi e vedi cosa ti dico. Va bene? Beh, guarda, io chiudo, vado a mangiare, ci tenevo a dirti questa cosa. Perché comunque voglio, è perentorio la cosa, questo mi sostituisco a te, voglio sapere come mai e perché. Va bene? Beh, ciao, cuore mio, un bacio, un cuore e un bacio. Domani fammi sapere in assoluto, va bene? Ciao, cuore mio, ciao.